I moschettieri, maledetti bastardi. Qualche giornalista che aveva amato troppo Dumas e portare via la Davis da casa nostra, poi... Ma mica male questi mangialumache, mica male. Sì, c'è Borotra, il basco col basco, maledetto bel rovescio. Poi? Poi chi c'è? Ah sì, c'è Cochet, Henri Cochet. Henri Cochet non naviga nell'oro, la sua famiglia, dico. E non c'è da scherzarci su. Se non stai messo bene con i soldi, fai una gran fatica a mangiare e figurarsi a giocare al tennis. Ma il signor Cochet, il vecchio, beh, lui è custode del circolo del tennis e Henri, il piccolo, si diverte a fare il raccattapalle. E vede, impara, studia il movimento. Gli piace improvvisare, farsi guidare dall'istinto. Lo fa tutte le volte che riesce a giocare sui campi del circolo. Si butta e dove non arriva la testa, la tecnica... Lui si getta col coraggio. Vai Henri, buttati su quella palla, buttati Henri, buttati! Il presidente del circolo del tennis si chiama Couson. Se immaginate che il tennis in quei giorni è uno sport per ricchi, potete immaginare quanto lo possa essere Couson, che produce seta. La seta francese. La fa lui. Sì, sì. Passa dalle ruvide manone di quel culone di Couson. È un bel giorno d'aprile. Couson si è appena fatto la barba, una bella colazione. E Henri! Ma Couson, prego signore. Henri, ho una gran voglia di fare 2 set. C'è nessuno in giro per il circolo? No signore, no, oggi non si è visto nessuno. Ma come, nemmeno Jean? Messie Bonfour oggi non si è visto signore. Nemmeno Luc? Messie Roux non ci ha onorato della sua presenza oggi. Perdinci! Tu giochi, Henri? Sì, signore, ma non bene. Prendi, questa è la racchetta, andiamo. Ve la immaginate la faccia di Couson quando, dopo essersi comodamente messo davanti per 5-0 contro sto ragazzino che non sa infilare un rovescio da fondo campo, che non ha nemmeno un cappello per ripararsi dal sole, comincia a perdere? Henri si butta sulla palla, volé, punto. Henri scende a rete, smash, punto. Henri corre come un dannato, demi volé, punto. Henri Cochet senza cappello infila Couson da tutte le parti, punto. Henri Cochet senza nemmeno i soldi per un buon completo da tennis la mette nel culo a Couson, signori. Punto, punto, punto. Poi Couson è diventato lo sponsor di Cochet. Gli ha pagato tutto. Viaggi, l'attrezzatura con il suo bel portafoglio di seta francese. Forse doveva ripagargli quel bel pomeriggio d'aprile.